originalità. Tommaso Buscetta, nato a Palermo, il 13 luglio 1928. 13. La Corte di Assise di Palermo, che noi in questo momento rappresentiamo, da cui siamo stati delegati, procede per gli omicidi di alcune persone, di quattro persone, che facevano parte, erano più o meno vicine a Gaetano Badalamenti, vuoi per famiglia o per rapporti di lavoro, progressi, eccetera. Su questi temi lei è già stato sentito dalla Corte degli Stati Uniti. Io vorrei che intanto lei precisasse, lei quanto tempo prima di cominciare a collaborare fu arrestato? Mi pare che io sono stato arrestato il 20 ottobre del 1983. Aspetti, prima la solita avvertenza, che è imputato di reato connesso e quindi se vuole può astenersi. L'avevo omessa perché, come già l'hai stato sentito altre volte, ha dichiarato di volere rispondere. E comunque la confermo. Allora, avvertito la facoltà di astenersi, intendo rispondere. Lo difende l'avvocato Luigi Ligotti. Sì. L'avvocato Luigi Ligotti è presente, ne diamo atto. Ha detto che è stato arrestato il... Quando è pronto me lo dica... Credo, se non vado errato, ma sbaglierò di qualche giorno, il 20 ottobre del 1983. 20 ottobre del 1983. Il chiarimento concerne quel che lei sa può aver appreso sulla titolarità o la rappresentanza, come la vogliamo chiamare, del mandamento di San Giuseppe Iato. Che cosa ci sa dire? Il riferimento a chi era il capomandamento in quell'epoca? Era Antonino Salamone, formalmente. Formalmente che significa? Significa negli anni 78-77 Gaetano Badalamenti si allontanò volontariamente dalla Sicilia, si recò in Brasile. Gaetano Badalamenti? No. Ho sbagliato il nome, Antonino Salamone. Stabilì la sua residenza in Brasile? In Brasile, dove lui era residente ufficiale, anzi, mi sembra che era cittadino, negli Stati del Brasile. Mi assunse la cittadina, ma che cosa faceva in Brasile? In Brasile lui fece qualche costruzione, grande costruzione, nel senso di palazzi grandissimi. Chi lo sostituiva a Palermo nella commissione era Bernardo Brusca. Era una decisione spontanea da parte di Badalamenti e di sempre da parte di Salamone, perché ho l'impressione, non abbiamo mai parlato. Salamone è una persona molto chiusa, quasi una sfinge, direi. Ma ho l'impressione che se ne sia accorto che lui dai corleonesi non era molto gradito nel posto di si trova. Lui non è stato mai estromesso, non ha mai perso la carica, però chi lo sostituiva in tutto e per tutto era il Bernardo Brusca. Anche in quegli anni terribili del 1980. Allora, verbalizzazione riassuntiva da non trascrivere. Il capomandamento della famiglia San Giuseppe Iato era Antonino Salamone, formalmente.
dico formalmente in quanto costui nel 78-79. O anche prima. Io ero carcerato, non posso stabilire la data. Anche prima. Non posso precisare meglio la data perché all'epoca ero detenuto. Si allontanò dall'Italia, andò a stabilirsi in Brasile, dove si occupò di costruzione. Come capo comandamento lo sostituì in tutto e per tutto Bernardo Brusca. Ma egli non venne mai sollevato dalla carica. Devo dire che il Salamone non aveva un buon rapporto con i corleonesi. No. Cioè, è nell'aria, non avevo un buon rapporto, anzi avevo un buon rapporto. Avevo un buon rapporto? Un buon rapporto, cioè, era un rapporto tranquillo, sereno, anzi, ricordo... Scusi, lei poco prima, c'è la registrazione, sì. Ha detto i corleonesi che i corleonesi non lo potevano vedere. Forse mi sono espresso male, ma ho detto proprio così. Io non credo di aver detto così. Mi è sembrato di capire un concetto diverso. Mi è sembrato di capire che Salamone Antonino si allontanò dal Brasile e non aveva, secondo la sua sensazione, la sua impressione, il rapporto con i corleonesi non erano eccezionali. Esatto, questo ho inteso dire. Questo ho inteso dire, signor Presidente. A me è sembrato di capire così, poi evidentemente... Va bene. Pubblico Ministero, devi chiedere qualcosa? No, Presidente, su questo punto no. Presidente, se poi consente. Sì, faccio io una domanda, avvocato, forse la precedo. Prego. Quando Salomone tornava in Italia Salomone? Sì, che tornava. E quando tornava faceva parte del mandamento, faceva parte delle riunioni, ci andava? Ufficialmente era lui, però lui trovava sempre delle scuse affinché non andasse e si faceva sostituire da Bernardo Brusca. Quindi non ci andava? No, non ci andava. Però lui risiedeva quasi stabilmente tutte le volte nel 1980 che io incontrai Salamone a Palermo, lui risiedeva stabilmente a Favarella. Da Michele Greco, lui proprio passava le intere giornate da Favarella, ma quando c'era una riunione di commissione, chi andava in commissione, lui si scansava nel sentirsi vecchio, nel sentirsi stanco, e ci diceva: Bernardo, vai tu. Ma la mia sensazione era che lui aveva visto che non era ben visto. Dai corleonesi. Per me basta, avvocato Cancio. Avvocato Cancio, ti faccia vedere per piacere. Presidente, non c'è. Come faccio? Ci sono altri microfoni. Va bene. Intanto io non sono stato presente negli Stati Uniti quando il signor Buscetta è stato sentito da questa Corte per questo procedimento, quindi non so se in quella sede ha confermato le dichiarazioni che aveva reso, le prime dichiarazioni che sono compendiate nel volume 124, 124 bis e 124 ter del cosiddetto maxi processo. Diciamo che sono le dichiarazioni che ha reso davanti al giudice Falcone. Che io ho qui davanti, anche se con una certa commozione, perché sono scritte a mano, penna. Di pugno dal giudice Falcone. Consenta la notazione senza omissis, senza il babature, quando c'è qualche cancellatura è resa in modo tale che si possa pure avere. Evidentemente sono peggiorati i tempi anche in questo. Ora, oggi leggiamo, dobbiamo stare
attenti a capire di raccordare un periodo con l'altro, perché ci ritroviamo nel bel mezzo. Ma queste dichiarazioni però noi le abbiamo lette a istruzione conclusa. Sì. Quelle che legge lei con gli omissi sono dichiarazioni rese nel corso di indagini. Sì, Presidente, però questa istruzione, i fatti che sono contenuti in queste dichiarazioni, diedero vita a moltissimi processi, fra cui questo processo. Esatto. È indiscutibile questo. Sì, sì. In queste dichiarazioni, e credo che non è derivato danno a nessuno, ne è derivato anzi un beneficio a tutti, perché siamo stati in condizione di poter dedurre, controdedurre, difenderci o difendere sulla base proprio di un quadro, di un panorama ampio e preciso. Mi scusi la divagazione, ma è un pallino mio. Ora io non ricordo se queste dichiarazioni sono state confermate. Ma perché lo chiediamo? Glielo chiediamo. Se non sono state confermate. In senso ampio sono state confermate. Perfetto, poi avrà probabilmente ha continuato a parlare, non so se. Certamente, è andato verbalizzato. Certamente, è andato oltre. L'importante è che queste siano state confermate. Ed in particolare alcuni punti di queste dichiarazioni che riguardano i viaggi fatti da Antonino Salamone dal Brasile in Italia, in un periodo cruciale, diciamo, per il nostro processo, perché è il periodo successivo, immediatamente precedente alla morte, alla uccisione di Bontade, diciamo aprile 81, ed immediatamente successivo alla morte e all'uccisione di Bontade, e un periodo anche successivo alla morte, all'uccisione di Inzerillo. Se conferma particolarmente queste dichiarazioni, intanto se le ha presenti, eventualmente le possiamo leggere. Le ricorda lei queste dichiarazioni che ha reso il giudice Falcone? Beh, è molto difficile ricordarle. La mappa, esatto, di tutta, esatto, l'organizzazione di Cosa Nostra. Ma per quanto riguarda i viaggi di Salamone, io credo di ricordarmi un viaggio prima del Natale del 1980, di un viaggio dopo la morte di... Viaggi di Salamone in Italia stiamo parlando. Sì, viaggi di Salamone in Italia. Dopo l'uccisione... Dopo l'uccisione di Inzerillo, sì. Consente che sono, io le ho segnate, consente che diamo brevissima lettura. Sì, beh. Anche per rinfrescare la memoria del dichiarante. Intanto a pagina 36, volume 124, si legge testualmente: dopo l'uccisione di quest'ultimo, Stefano Bontade, ad Antonio Salamone, che avvertì Salvatore Inzerillo di stare attento perché il Rina avrebbe ucciso anche lui, questi rispose di non temere nulla fin quando non avrebbe pagato al Rina il carico dell'eroina. I famosi 50 chili. I famosi 50 chili di eroina. Sì. Ricorda lei questa circostanza? Sì, sì. E la conferma? E la conferma. Chiaramente. Poi, a pagina 42, è testualmente scritto: il Bontade, è sempre il signor Buscetta che parla, il Bontade offrì a me un pranzo di addio nella sua villa, e ricordo che erano presenti anche Antonio Salamone, Salvatore Inzerillo, Girolamo Teresi e forse qualche altro della famiglia di Bontade. Evidentemente questo è a fine 80, se non ho inteso male. Sì. Sì, infatti qua è detto, poco prima è detto, io dopo alcuni giorni rimasi ospite di Calò a Roma, feci il ritorno a mia volta a Palermo, dove dimorai fino alla fine del 1980, novembre, prima di partire per il Brasile. Poi continua: il Bontade offrì un pranzo di addio nella villa, eccetera, eccetera. Erano presenti Salvatore Inzerillo, Girolamo Teresi e Antonino Salamone. Conferma questa circostanza? Un momento. Più avanti ci deve essere un chiarimento. Sì, sì. Che non è più la fine di novembre che io sono andato in Brasile, ma sono andato ai primi di gennaio del 1981, perché rimase ospite nella villa
del signor Salvo. Sì, signor Buscetta, non è una circostanza importante. Va bene. Che sia la fine dell'80, inizio dell'81, non interessa. Tenga presente che noi ci occupiamo. Comunque andiamo di quel periodo là, avvocato. Sì, parliamo di quel periodo. Poi più avanti dice, è ritornato in Brasile, apprese dai giornali, dopo alcuni mesi, dell'uccisione di Stefano Bontade, e mi recai pertanto da Rio a San Paolo, dove feci notare ad Antonio Salamone che la profezia si era avverata. E lo invitai ad informarsi a Palermo di quanto era accaduto. Perfetto. Queste sono le pagine 42 e 43, perfetto. Ancora più avanti, a pagina 47, noi siamo sempre sul tema viaggi di Salamone Antonino in Italia. Dopo l'omicidio di Inserillo, pagina 47, mi recai nuovamente a San Paolo per parlare con Antonio Salamone, il quale mi fece un discorso che non mi piacque per nulla, è un problema che qui a noi anche non interessa. Alla fine si convenne che la soluzione migliore era che egli, anche se non invitato, si recasse a Palermo per cercare di chiarire con Michele Greco i motivi di quanto stava accadendo a Palermo. Dopo alcuni giorni egli partì e mancò poco dal Brasile. Al suo rientro, quindi il viaggio c'è stato, al suo rientro mi disse di avere appreso da Michele Greco che quest'ultimo era a conoscenza del fatto che Stefano Bontade e Inserillo avevano intenzione di uccidere Salvatore Rina. Più precisamente era accaduto che, e continua, dico, questa circostanza di questo viaggio del Salamone in Italia la conferma? Sì. Perfetto. E questa è pagina 48. Poi a pagina 49. Michele Greco, quindi, disse ad Antonio Salamone che per mera benevolenza gli era consentito di condurre con sé in Brasile Binè Greco, fratello di Ciaschiteddu, mentre avevano il permesso di andar via Giovannello Greco, che io non ho mai conosciuto, appartenente alla famiglia di Ciaculle e del cognato Pietro Marchese. Conferma quest'altra? Conferma. Perfetto. Ancora più avanti, a pagina 55. Al ritorno dalla Sicilia, Antonio Salamone si incontrò con me in San Paolo, dove era andato a trovarlo, e mi riferì quanto ho già esposto alla signoria vostra, Successivamente, verso settembre del 1981, chiesi un prestito a mio fratello, eccetera, eccetera. E anche qui annunzia un'altra partenza di Salamone Antonino per l'Italia. Infatti, più avanti, nel giustificare il modo di dazione del denaro, fa riferimento a un nipote del Salamone, certo Ciccio, che faceva il corridore automobilistico. Molto amico di mio nipote. Esattamente, sì, a questo lei lo dice chiaramente. Infatti lei dice che era amico, molto amico di... mio nipote Benedetto. Un attimo, che io... Buscetta, figlio di Vincenzo, di Benedetto Buscetta, figlio di Vincenzo. Antonio Salamone, prima di partire, a mia insaputa, per Palermo, mi fece avere un'anticipazione sul prezzo in questione, pare a $10,000. Quindi, diciamo, c'è quest'altro ricordo preciso che è ancorato a questa dazione di denaro, che peraltro conferma lo stesso Salamone Antonino. Quindi lei conferma il contenuto di quanto le ho letto? Sì, ma addirittura non, mi sembra che non siano 10, ma sì, siano 14. Poi si è evidenziato che erano 14, esatto. Ma questa è una circostanza assolutamente marginale. Quello che a noi interessa per ora è, signor Buscetta, è stabilire, se è a sua conoscenza, per come mi sembra che sia, che Salamone Antonino in questo periodo, io mi limito soltanto a questo periodo, il periodo che interessa a noi, che nel ricordo è quello relativo agli omicidi in passato e badalamenti, cioè immediatamente successivi alla uccisione di Stefano Bontade, Salamone Antonino è venuto in Italia. E allora, per quanto riguarda questa parte, credo che possa bastare. Avrei poi, se il Presidente me lo consente, di fare un'altra domanda che serve soltanto a un chiarimento su una circostanza che credo è rimasta in ombra. La domanda è questa. Intanto lui conferma che nel 1978 Badalamenti Gaetano è stato estromesso, posato, quello che
se voglia, allontanato sia dalla Commissione che da Cosa Nostra. Desidera la conferma? Sì, 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 conferma. Questa è, diciamo, la premessa. E le risulta che in quella stessa occasione nella quale Badalamenti si dispose l'allontanamento, adesso non importa e non interessa stabilire da parte di chi, nel momento in cui avvenne l'allontanamento di Badalamenti sia dalla Commissione che da Cosa Nostra, vi sia stata anche una sentenza capitale nei confronti di Badalamenti? Cioè nel 1978 si decise di uccidere Salvatore Badalamenti? Le risulta questa... Salvatore? Mi scusi, Gaetano. Presidente, Gaetano Badalamenti. Ufficialmente non ci fu nessuna sentenza. E non vi fu allora, non vi fu mai, o in prosieguo di tempo, no, sempre che le risulta? Mai non lo posso stabilire, però in quell'epoca una sentenza di morte non vi fu. Perfetto. Anche perché le potrà pure risultare, il Badalamenti Gaetano successivamente a quella data visse per un lungo periodo una vita tranquilla e normale. Questa è una considerazione... Tranquilla no, normale nemmeno. Io credo che lui già sapeva qual era la fine che altri suoi ex amici volevano per lui. Ma quando è che si allontanò da Palermo, dalla Sicilia, che erano Badalamenti? Ma io credo che si allontanò nell'81, nell'82. Non credo che si allontanò prima. Questa è la cosa che non è mai emersa dalle dichiarazioni. No, io le dico con tutte chiarezze che lui è rimasto in Sicilia. Non l'è stato mai in quegli anni, no. Signor Buscetta, questo non l'è stato mai chiesto. Naturalmente non l'ha detto, che lei non può dire tutto, anche quello che non l'ha detto. La ringrazio poco. E adesso io le pongo pure questa domanda, perché in molti processi sembrerebbe che all'allontanamento del Badalamenti, intanto dalla Commissione, perché non si è mai detto che fu allontanato anche da Cosa Nostra. No, fu allontanato anche da Cosa Nostra. Questa è una precisazione pure importante. Certo, sì. La logica porta a ritenere che essendo allontanato in quella maniera dal capo della Commissione, dovette essere pure allontanato. Però, avvocato, io disse al giudice Falcone, se non ricordo male, che Badalamenti non poteva trafficare in droga in quanto c'era il divieto, come una persona allontanata da Cosa Nostra, di avvicinare altri elementi di Cosa Nostra. Quindi è implicito, secondo me, che lui era fuori Cosa Nostra. Signor Buscetta, quello che per lei è implicito e logico può darsi, diventare pure esplicito e logico pure per la Corte. Può darsi, avvocato. Sì. Quindi, diciamo che in linea puramente concettuale, ma anche fattuale, perché quantomeno una volta è avvenuto, può succedere che un soggetto venga allontanato da Cosa Nostra con la sanzione, devo dire, fuori da quella capitale, la sanzione più grave, cioè la cosiddetta, se mi esprimo male mi corregga, posata, e sì. Questa è l'espressione. Cioè la posata è la più grave delle sanzioni che si possa irrogare a un appartenente a Cosa Nostra. E però un soggetto che è posato da Cosa Nostra può continuare a vivere tranquillamente. Se è posato, sì. Ma con tutte le... Veda, avvocato, il fatto di essere posato non è implicito che dici tu sei stato assolto con la vita. No, è implicito invece in senso contrario. Che essendo posato, chiunque si può approfittare di lui. Cioè, mentre una volta aveva la garanzia della famiglia, appena posato non aveva più garanzia della famiglia, e quindi se altre famiglie volevano andare addosso a lui erano libere di farlo. Sì, ma quindi diciamo c'è la possibilità, ecco, di rompere un rapporto con Cosa Nostra, uso un'espressione traumatica, di rompere un rapporto con Cosa Nostra senza con ciò necessariamente avere sulla testa una sentenza capitale. Sì. Esatto, no, la sentenza capitale se ci sarebbe avvenuta, certo, nel momento che lui viene chiamato e le viene detto guardi che tu di Cosa Nostra non devi più parlare. Certo. Allora in quel momento se ci sarebbe una sentenza capitale sarebbe effettuata. Invece le si viene detto tu di Cosa Nostra non devi più parlare, sei allontanato, non devi più salutare nessuna persona che appartenga a Cosa Nostra e non devi più assolutamente far sapere a nessuno
che tu ti incontri con elementi di Cosa Nostra. E naturalmente questa notizia viene portata pure agli altri aderenti di Cosa Nostra e questi soggetti tutte le famiglie non devono incontrarsi, giusto? Tutte le famiglie devono saperlo. Perfetto. Quindi diciamo che in linea di principio è come espressione di fatto, diciamo Gaetano Badalamenti è la prova, possiamo dire buon per lui, vivente, del fatto che si può essere allontanati da Cosa Nostra senza con ciò essere subire la sanzione di condanna a morte, che poi nei confronti di Badalamenti successivamente alla posata, un anno, due anni, sei mesi, non ha importanza, vi sia poi stata una sentenza di condanna a morte, questo è un altro discorso, però le due cose chiaramente sono distinte. È assodato. Perfetto. E per entrare ora nel vivo del processo che ci interessa, gli risulta, mi pare che lo ha escluso questo, ma gli risulta che poco tempo prima della soppressione di Bontade o poco tempo dopo vi sia stata una sanzione capitale nei confronti di Badalamenti Gaetano? Non ho capito la domanda. Non le risulta? Risulta che successivamente, guardi che già risposto dopo, sì. non lo so. Vabbè, allora, cioè, lo posso intuire. Non risulta che fu mai pronunciata questa sentenza. La domanda ha un preciso riferimento al nostro processo, perché mi sembrerebbe strano che non vi fosse una sentenza di condanna nei confronti dei Badalamenti e che poi invece vi fossero delle sentenze di condanna nei confronti di parenti o di soggetti che eventualmente avrebbero potuto... L'avvocato, nessuno mi ha detto che c'era una sentenza di condanna a morte nei miei riguardi. Nessuno me l'ha detto. Certo, ecco. Però... Io credo che le do la risposta così. Ma infatti io... Ma nessuno ci aveva detto a Stefano Bontade che era stato condannato avvocato, a morte. Avvocato, possiamo fare una domanda esplicita. Le risultano le ragioni per cui fu ucciso Badalamenti Antonio? Non mi risulta, però sono a me non risulta, ecco, anche perché ero fuori dalla Sicilia e quindi non potevo saperle. Giusto, è una risposta e non chiara, mi va di avventurarmi. Non è che glielo possiamo fare per forza se non le risultano. Gli risultano, gli risultano. L'abbiamo domandata là. Ora il signor Buscetta ha fatto un accostamento, dice nei confronti miei. Io non lo so se c'è una condanna a morte, però devo ritenere che c'è. Con ciò però... Io non parlo di oggi, io parlo di quegli anni. Ma c'è, ecco, sì. A questo, signor Buscetta, noi ci arriviamo con la logica. Ecco. Perché una volta che noi abbiamo le dichiarazioni, poi con la logica possiamo arrivare a determinate conclusioni. Però nel processo la logica si deve supportare su dati di fatto obiettivi. E, per quanto riguarda appunto l'assimilazione che lei fa sulla sua posizione con quella di Badalamenti, mi permette di far notare che la situazione è diversa. Intanto nei confronti di Badalamenti, se c'è una sentenza di condanna a morte, non è una sentenza di condanna a morte perché Badalamenti ha collaborato. Nei suoi confronti, se c'è, è perché ha collaborato. Ho detto non parlo di questo periodo, parlo di quell'epoca. Perfetto, va bene. Allora, a prescindere da questo... E allora un'ulteriore domanda e credo di avere finito. Nel momento in cui un soggetto collabora con la giustizia, collabora nel senso che rende dichiarazioni, diciamo, usiamo un'espressione più ampia, rende delle dichiarazioni alla giustizia, ai carabinieri, alla polizia, quello che sia, o direttamente ai giudici, un soggetto che faccia parte di Cosa Nostra, nei confronti di questo soggetto scatta immediatamente per questo stesso fatto la sanzione grave della soppressione? È ovvio, si ricordi, avvocato, che credo di più di uno abbiano spiegato, e anch'io, che quando si fa il giuramento si dice le mie carni bruceranno, se io tradirò Cosa Nostra. Quindi, implicitamente si è detto... Se io tradisco Cosa Nostra sono degno di essere ammazzato, ma comunque la condanna scatta automatica. Scatta automatica, ma per la condanna non passeranno mai anni, passeranno giorni, passerà qualche mese. Diciamo no, è una... No, non capisco che cosa intende di mio volo. Scusi, intendo dire questo, che nel momento in cui si assoda, che un soggetto ha fatto delle dichiarazioni, ha tradito il giuramento, ecco, diciamo, ha tradito il giuramento. Esatto. E, che tempi passano per stabilire la condanna? Lasciamo stare l'esecuzione. L'esecuzione ha detto che è in ipso facto. Esatto. Non c'è bisogno nemmeno di pronunzia, avvocato Gatti.
e per il fatto del tradimento. Sì, sì, però mi perdoni giudice. La volo sentire. Lo volo sentire da me. Sì, io l'ho deciso. Ma non c'è, no, scatta automaticamente perché è sempre stato detto. Quindi non c'è bisogno. Ma non c'è bisogno di riunirsi. Che si riunisca la commissione. No. È chiaro. A questo io volevo arrivare. Bravo. E questo chiarimento è quanto di meglio potessi sperare di ottenere. Io ho finito. La ringrazio, mi dispiace averla disturbato, perché poi tutto sommato credo che sia stato io l'autore del. Avvocato, lei è stato molto breve. Ci sono chi si allungano di più. Non si preoccupi. Va bene. La legge deve avere il suo corso. Se nessun altro deve fare delle domande. L'abbiamo già interrogato. Va bene.